Ciao, oggi vi parlo di un film che adoro e che parla della vita di uno scrittore, quindi incidentalmente si parlerà anche di libri all'interno di questo video, cosa che non succede mai su questo canale. Comunque, il film di cui vi vado a parlare oggi è Quills del 2000, diretto da Philip Kaufman e che parla, appunto, romanzando comunque degli ultimi anni di vita del marchese de Sade, il celebre scrittore erotico. E in Italia questo film Quills è stato distribuito tipo con il titolo La penna dello scandalo, cioè abbiamo proprio un talento speciale nel scegliere dei titoli di merda, quindi mettiamo sul mercato italiano dei film stranieri. Comunque, tornando a Quills, gli interpreti del film, tutti insomma questi quattro veramente giusti, proprio bello, sono Jeffrey Rush, che interpreta il marchese de Sade e che ha un'inquietante somiglianza in questo film con Tony Servillo, non ci avevo mai fatto caso comunque. Joaquin Phoenix, che interpreta l'abate de Coulmiers, il direttore della struttura manicomiale dove è ricoverato de Sade, e che io sono di parte quando parlo di Gioacchino, lo sapete, io proprio un attore che adoro, che trovo grandemente sottovalutato. E io mi sono sparata veramente, credo non tutta, ma quasi la sua filmografia, perché lo trovo veramente molto bravo, oltre che incommensurabilmente bello, quindi proprio un attore totale, non lo so, secondo, mi piace veramente tanto come personaggio anche Joaquin Phoenix. Kate Winslet, che è la protagonista femminile del film, che interpreta una lavandaia appunto del manicomio, e Michael Caine, che interpreta diciamo, nella vicenda è un po' il cattivo, ma il medico che sarà mandato alla struttura manicomiale dove è ricoverato de Sade su ordine di Napoleone per cercare di tenerlo a bada. Perché il film si sviluppa intorno alla vicenda, appunto, relativa al fatto che durante il suo ricovero il marchese de Sade, nonostante gli fosse stato proibito, continuava a portare fuori dei suoi scritti prodotti appunto in manicomio tramite Madeleine, questa lavandaia sua complice, per continuare a pubblicarli, per continuare a farli uscire nonostante comunque Napoleone li avesse messi al bando, avesse anche bruciato delle edizioni, per esempio di Justine. Quindi viene mandato appunto un controllore per impedire che questa fuga di testi erotici esca dalle mura del manicomio. Trovo che la sceneggiatura di questo film sia un lavoro straordinario ed è il motivo principale per cui amo così tanto Quills. Nel senso che tutta la storia, tutta la vicenda è come se venisse raccontata attraverso i lati luminosi e oscuri, e quindi anche le ossessioni di ciascuno dei personaggi. Ogni personaggio ha due facce. Ogni personaggio è capace di grandi atti positivi come di nefandezze, piccolezze, atti estremamente negativi. L'abate, il direttore della struttura, da un lato ha molto a cuore la salute dei suoi pazienti, ha molto a cuore che stiano bene, che siano trattati bene, è una persona estremamente generosa e disponibile nei confronti di chiunque anche lavori all'interno della struttura. Ma d'altro canto vive malissimo la sua condizione di celibato, nel senso che è segretamente innamorato di Madeleine, della lavandaia, di Kate Winslet, però naturalmente reprime moltissimo, soprattutto a livello sessuale, questa sua attrazione nei confronti della ragazza, essendo prete e non volendo mancare, ecco, al suo voto. Quindi vive anche una disperazione interna per questo, perché questo amore comunque si intuisce che è in qualche modo corrisposto, sicuramente per quanto riguarda l'attrazione. Il marchese de Sade, che è capace di straordinari ruoli letterari, ha un amore incredibile per la scrittura. Nel libro viene raccontata questo suo bisogno di scrivere, che arriva anche a fargli compiere dei gesti estremi nel momento in cui gli vengono levati il pennino e la carta, e lui inizia a scrivere col sangue, insomma, quindi parla proprio di amore per la narrazione, per il libro, e d'altra parte è ossessionato dal sesso, il sesso libertino, che in questo film comunque viene rappresentato
come una metafora di espressione di libertà artistica. Quindi in un'epoca estremamente appunto repressa anche da un punto di vista sessuale, questa voce fuori dal coro che racconta le peggiori nefandezze sia sessuali che dal punto di vista della violenza, insomma, che era la voce del Marchese de Sade, è una voce di profonda libertà, è una voce di emancipazione, è una voce di modernità. E il canto, questo grido di libertà verrà recepito in modi diversi da tutti i personaggi con le loro ossessioni, le loro virtù. La stessa Madeleine, la ragazza, è una persona molto dolce, una persona anche lei molto disponibile nei confronti dei pazienti, ma questa piccola malizia appunto di voler aiutare il marchese a dar voce a questo suo messaggio di libertà portando fuori dal manicomio i suoi testi. Naturalmente per non parlare del personaggio di Michael Cahill, che naturalmente ha più ombre che luci, ma dietro una maschera di rettitudine, dietro una maschera appunto di sapere scientifico, in realtà prova piacere nell'infliggere delle torture ai matti che in teoria dovrebbe curare. E naturalmente anche nella vita privata ha una serie di ombre, sposa una giovane orfana tenuta in convento fino a quel momento, che naturalmente non lo ama in alcun modo, non può provare alcuna attrazione neanche per lui, che è un uomo anziano, e la costringe praticamente a questo matrimonio. In questo giro tondo di luci e ombre che caratterizza ognuno dei personaggi principali, naturalmente di sfondo, ma parte integrante della storia, ci sono le luci e le ombre degli altri ospiti della struttura, quindi dei malati di mente molto gravi che abitano la struttura di Charenton, dove è ricoverato il Marchese de Sade. Quindi nel corso della storia ci troviamo più volte davanti a situazioni in cui alla massima espressione di libertà, cioè alla massima rivendicazione da parte del Marchese di far uscire le sue storie, di presentarle al pubblico, di farle leggere, quindi alla massima, diciamo, situazione positiva di emancipazione, corrisponde spesso la situazione più tragica dal punto di vista della reazione. L'effetto, l'impatto che certi scritti hanno sui malati mentali di Charenton spesso è tragico, perché alcuni magari sentono il bisogno di mettere in pratica quello che il Marchese scrive, naturalmente vivendo reclusi, confinati in questa struttura, quindi ci sono episodi di violenza di varia natura, insomma viene rappresentato come la libertà nella sua bellezza, nel suo valore assoluto, che è poi il messaggio del film, sia appunto anche libertà di fare il male. Quindi c'è questo discorso religioso, volendo, del fatto che la scelta dell'uomo di avere il libero arbitrio contro, diciamo, il bene assoluto, includa anche il male. Quindi la libertà è sia bene che male. Non so se sono riuscita a, diciamo, spiegarvi, comunicarvi il concetto appunto che sta alla base del film, questa riflessione anche religiosa sul discorso del libero arbitrio. Sicuramente però il film Quills lo fa molto meglio di me, quindi ve lo consiglio. Non è neanche uno di quei film che si seguono male, è un film veramente anche piacevole da vedere, realizzato molto bene, molto forte, quindi vi consiglio la visione, e per chi l'avesse già visto vi invito a lasciarmi un commento qui sotto per farmi sapere che cosa ne pensate di questo film e anche naturalmente dell'opera del Marchese de Sade. Voglio dire, si è parlato del film, dei suoi libri, naturalmente, incidentalmente, quindi vi invito come sempre a lasciarmi un commento qui sotto per commentare i contenuti di questo video, e noi ci vediamo domani con un altro video.